E mi spiace poi l'astensione, io preferisco avrei preferito che ci sono no. Casini ha detto non dico no per rispetto alla famiglia, quindi per sé. Comunque, l'importante per la maggior parte non è d'accordo è che la commissione è fatta. È l'importante è che adesso sia accelerata la composizione di questa commissione, presidente di 40 persone che la comporranno, 20 del Senato e 20 della Camera. Mi sento molto positivo, nel senso io sono convinto che la Commissione potrà fare molto rispetto a quello che si sta facendo adesso, che sta facendo adesso la Commissione inchiesta in Vaticano con l'aiuto da parte della Procura. Mi sono convinto che questa Commissione, istinto di sensazione, ho l'idea che potrà far fare dei passi avanti importanti. Sono contento, cioè è stata alzata di mano, non me l'aspettavo, io pensavo che era come la gamba secca, le lucine, no? Invece è alzata di mano, tutti quanti favorevoli, c'è stato un paio di astenuti e un altro che ha detto no, mi sono riuscite anche le dichiarazioni che hanno fatto la maggior parte delle persone, perché Gaspari è abbastanza allucinante, ha ripetuto fuori quei tipo, rispetto ai santi, quello che c'entra, cioè la commissione sul rapimento di Emanuele Mirella che c'entra, ma vabbè, comunque. Ha detto quello che doveva dire. E mi spiace poi l'astensione, io preferisco avrei preferito che ci siano no. Casini ha detto non dico no per rispetto alla famiglia, quindi per sé. Comunque, lo ripeto, ognuno è libero ed è giusto che sia così, perché il pensiero deve essere assolutamente libero. Se loro non sono d'accordo, l'importante è che la maggior parte non è d'accordo e che la commissione è fatta. Adesso cerchiamo di capire quando sarà formata, credo che entro i 15 giorni, penso, 15 o 20 giorni deve essere formata. Avete aspettato anche per tanto tempo, perché più delle volte è stata rinviata. Considera che la Camera è passata a marzo, però l'importante è essere arrivati. E l'importante è che adesso sia accelerata la composizione di questa commissione, presidente di 40 persone che la comporranno, 20 del Senato e 20 della Camera. E quindi adesso aspettiamo notizie e io mi sento molto positivo, nel senso io sono convinto che la Commissione potrà fare molto rispetto a quello che si sta facendo adesso, che sta facendo adesso la Commissione inchiesta in Vaticano con l'aiuto da parte della Procura. Però io devo dire che aspettavo questa di Commissione, perché sono convinto che questa commissione, istinto di sensazione, ho l'idea che potrà far fare dei passi avanti importanti.